può essere una delle chiavi del match. Tra i protagonisti più attesi oggi, con i suoi gol che gli consentono di guidare fino a questo momento la classifica marcatori. Pubblico già caldo, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio dell'arbitro che darà il via al match. Amici di EA Sports, un saluto, buon divertimento da parte mia, di Pierluigi Pardo e ovviamente di Lelia Dani. Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della Serie A Team. Aumentano i decibel sulle tribune, si fanno sentire i tifosi, sarà fondamentale il loro apporto oggi. Queste due squadre hanno tanti giocatori nelle loro file in grado di inventare calcio. Per questo dovrebbe venire fuori una partita assai divertente. Guadagnano metri. Piontek recupera palla alla grande nei 16 metri. Squadra di casa che potrebbe incontrare più di qualche difficoltà oggi per prendersi 3 punti perché segna poco. Occhio per questa occasione, eh? 1-0, c'è il gol del vantaggio. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha preferito calciare con l'interno del piede piuttosto che di potenza e ha avuto ragione. E nulla da fare qui per il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ottima qui la giocata. Si fanno vedere i compagni. La deviazione del portiere sopra la traversa. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Crossa nel mezzo. Palla in out, ci sarà rimessa dal corpo. Piontek. Nelson Oliveira. La gioca profonda, attenzione qui. Palla ribattuta ma non è finita. L'ha messa dentro con un tocco morbido a scavalcare il portiere. Rivediamo il replay del gol perché ha optato per la soluzione più rischiosa. Tocco morbido, portiere scavalcato e palla in rete. Vaselina, spettacolo! Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Mi dicono che c'è stato un calcio di rigore in una delle altre partite. Andiamo a sentire lo studio. È stato assegnato un penalty alla Juventus. Hanno sprecato tutto dagli 11 metri. Incrocio dei pali pieno. Non fortunato qui. Il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Non si sblocca il punteggio. Sempre 0-0. Pronò. Prova la botta. Il portiere dice di no. Occhio al corner. Non è ancora finita questa azione, attenzione. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni. Come dimostrano le percentuali. Cherry! C'era la spinta, pallone ancora vivo. Andiamo subito in diretta perché ci sono novità. Nel match del Milan. Prima rete della partita per il Milan. Si sblocca dunque il match. 1-0. Intervento da cartellino questo, vediamo. Ammonito qui l'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Prova a sfidare la difesa avversaria. Kras che non crea problemi alla difesa. Palla in fallo laterale.
Ci sarà solo un minuto di recupero. Finisce il primo tempo, giocatori verso gli spogliatori. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Recupera palla con un contrasto deciso, va corretto. Occhio all'avanzata. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Miracolo del portiere che salva un gol che sembrava già fatto. Non ci credo, Piero. Intervento ma davvero straordinario. La mette in area. Pallone in gioco, attenzione. Può tirare un sospiro di sollievo. Qui il portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla conclusione di prima. Questa è stata più agevole. Tutta la squadra avversaria era già pronta ad esultare. Non devono averla presa bene. Pallone spazzato via. C'è la conclusione. Il portiere qui dice di no. Cross verso il centro dell'area. E c'è la rete! Una rete fantastica! Che coordinazione! Hanno sfruttato questo calcio d'angolo alla perfezione trovando il gol, come dimostrano le immagini. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Il punteggio adesso è di 2-1. Si inserisce bene e recupera. Come avete trovato il posto al termine della partita? Lo stadio è anche vostro, aiutateci a tenerlo pulito. Non interrompe l'azione l'arco. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Stava per farne un altro, ma il portiere ha detto di no. Non si è lasciato sorprendere negandogli la gioia del gol. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Portiere fantastico su questo colpo di testa. Ha salvato il risultato, una parata che vale quanto un gol. C'è la sostituzione. La mette in area. Possono sorprendere la difesa, c'è spazio. Una partita che sicuramente non vorrete perdervi live qui su EA TV. Entrambe hanno giocatori in grado di fare la differenza. Io ho apprezzato in particolare l'idea che hanno i due tecnici di un calcio votato all'attacco. Ripartono a caccia del pari, i tifosi aumentano l'intensità della spinta e provano a trasmettere tutta la loro energia ai giocatori in campo. Mi chiedono la linea perché è cambiato il punteggio nel match della Sampdoria, sentiamo come. Prima rete del match per la Sampdoria. Punteggio che ora è sul 2-1, il minuto è il 72. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Occasione importante. Grande intervento del portiere. Recupera palla e può impostare. Ancora 600 secondi alla fine. Momento decisivo del match per la formazione di casa. Devono dare tutto per provare ad arrivare al pareggio. Per farlo possono contare evidentemente sulla spinta dei propri tifosi, che sono straordinari oggi. 5 minuti al fischio finale con un gol che divide le due squadre. Filtrante calibrato bene. Palla che giunge a destinazione, occhio. Parata straordinaria, come un gol. Palla messa via in palo laterale. Occhio perché ci sarà un cambio. Occhio alla ripartenza. Poteva essere una buona ripartenza, l'hanno buttata via. Sono 120 secondi, questa è l'entità del recupero. Aveva già rimediato un giallo, vediamo la decisione dell'arbitro. Secondo giallo per lui e dunque cartellino rosso. Non può entrare così. Doveva ricordarsi di essere già ammonito, ha avuto un blackout che gli è costato caro.